Tutti gli anni sulle strade italiane muoiono oltre 3.600 persone, una strage, non è una fatalità. In molti casi si muore per l'incoscienza di chi guida, per la condotta spericolata, per un'odiosa forma di irresponsabilità. E in questi casi le pene per chi causa la morte sulla strada sono irrisorie ed è per questo che c'è chi chiede a gran voce il reato, l'introduzione del reato di omicidio stradale. Simona Bonomano ha raccolto le testimonianze di chi è sopravvissuto alla morte, alla scomparsa di un figlio, di un fratello. Guardate. Chi, ubriaco e drogato, si mette alla guida di un motorino causando il decesso di quel ragazzo di 17 anni, si chiamava Lorenzo. In tribunale ha una sanzione alla fine per i motivi più vari che è inferiore o sostanzialmente analoga a quella di un furto di serie B. Allora, vi rendete conto che cosa possa diventare incontrare nel giorno del 18° del compleanno di Lorenzo i suoi amici che festeggiano il compleanno senza di lui, ricordandolo? Matteo Renzi era sindaco di Firenze quando 4 anni fa Lorenzo Guarnieri fu travolto e ucciso. Il presidente del Consiglio ha auspicato che si affronti il tema dell'omicidio stradale, oggi sanzionato con pene troppo lievi. Il 2 giugno del 2010 mio fratello era andato a un concerto, stava tornando sul viale delle Cascine e praticamente è stato preso in pieno da un uomo che guidava ubriaco e drogato, che ha fatto una manovra assurda e ha invaso la sua corsia. È stato condannato a 2 anni e 8 mesi, però sotto i 3 anni non si va in carcere, quindi non si farà mai un giorno di carcere. Fra poco riavrà la patente. Sono migliaia i familiari delle vittime della strada. Si sono riuniti in associazioni, si sono conosciuti, hanno iniziato una battaglia comune per la sicurezza sulle strade. Da anni chiedono l'istituzione del reato di omicidio stradale, che punisca con pene adeguate i guidatori che hanno ucciso, non per un'assurda fatalità, e qui la differenza, ma per una condotta spericolata, uso di alcol o droga alla guida, totale disprezzo delle regole del codice della strada. Sono 5 anni e 7 mesi che Antonello non c'è più. Eccolo qua, un ragazzo di 31 anni che è stato investito a Portocervo da un'auto contromano. Il ragazzo che l'ha investito io non l'ho mai visto, non ha mai chiesto scusa. Non so se era ubriaco, drogato, perché non è stato mai fatto un test di alcol e droga. Mentre ad Antonello sì, zero. All'esito giudiziario di questa vicenda qual è stato? C'è stato un patteggiamento, però condannato a 2 anni e 8 mesi, ma con gli sconti di pena, con un terzo, quindi è stato condannato tutto. Mio figlio è stato ucciso sulla strada il 2 ottobre del 2005, quindi quasi 9 anni fa, da un individuo che è incurante assolutamente di quelli che sono le regole della strada, travolse l'autovettura sulla quale mio figlio viaggiava come trasportato. Qual è stato l'esito giudiziario di questa vicenda? La totale impunità, un anno di reclusione con la condizionale, quindi pena sospesa e solo 8 mesi di sospensione di patente. Il governo sta lavorando a un decreto legge. Nel frattempo due proposte sono state presentate, una alla Camera e una a fine marzo al Senato, su iniziativa del senatore PD Claudio Moscardelli. Prevede il carcere da 6 a 16 anni, 21 in caso di morte di più persone, e la pena accessoria del ritiro a vita della patente. Ci sono 4 ipotesi di reato di omicidio stradale che sono droga, alcol alla guida, pirati della strada, chi supera del doppio la velocità consentita e uccide sulla strada, quindi per i casi proprio più gravi di omicidi stradali e di delinquenti alla guida che vanno puniti, ci vuole una pena certa in questi casi. Rimarrà sempre l'omicidio colposo. Ma deve esserci una differenziazione molto netta fra il colposo semplice, l'incidente che purtroppo può capitare, e invece un omicidio che rasenta la volontarietà, che è quello del proprio l'omicidio stradale. È prevista anche questa norma, il cosiddetto ergastolo della patente, norma peraltro da alcuni criticata, ritenuta controversa in termini di applicabilità, però noi riteniamo invece che costituisca un altro elemento importante della legge, per cui lo abbiamo voluto sottoporre al confronto parlamentare. Alla presentazione del disegno di legge in Senato c'erano anche le famiglie delle vittime. Sono qui a tenersi per mano e a sperare che sia la volta buona. È come se i nostri figli in qualche modo avessero voluto legarci con un filo invisibile per far sì che questa battaglia
arrivasse finalmente ad essere compiuta. Noi diciamo sempre che l'approvazione di questo reato, qualora avvenisse, non ci riporterà indietro i nostri ragazzi, perché tra l'altro non potrà neanche essere retroattivo, quindi non avrà nessuna valenza ai fini giudiziari per quelli che sono i procedimenti in corso. Però una cosa diciamo sempre, che forse servirà a dare una sorta di giustizia, soprattutto perché vorrà significare che il sacrificio dei nostri figli non sarà stato vano. Oggi i giudici hanno le mani legate. L'omicidio stradale, anche in caso di una condotta spericolata del conducente o dell'abuso di alcol e droga, è un semplice omicidio colposo. Nonostante le aggravanti introdotte nel 2008, le pene vanno dai 3 ai 10 anni, ma quasi sempre, a seguito di patteggiamento o rito abbreviato, le pene comminate sono al minimo o al di sotto del minimo. 8 mesi, 6 mesi, massimo 1 anno, mai scontati con il patteggiamento, dopodiché si riprende la patente e si riparte per un nuovo viaggio, insomma, il fatto intollerabile. L'attuale codice penale è vigente dal 1930, quando di macchine non ce n'erano, o se ce n'erano ce n'erano davvero ben poche, non c'erano le strade e soprattutto non c'erano questo genere di incidenti con questi numeri. C'è la necessità di un deterrente che faccia sì che coloro i quali si mettono alla guida di una macchina, vanno a velocità elevatissime, mietono vittime, vengano considerati alla stregua di chi viaggia con una pistola carica e spara all'impazzata. L'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi ottenne in un processo quello che nessuno prima di lui aveva ottenuto, una condanna in primo grado per omicidio volontario di un pirata della strada. Lui era Stefano Lucidi, che il 22 maggio del 2008, all'incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita a Roma, travolse il motorino su cui viaggiavano i fidanzatini Alessio Giuliani e Flaminia Giordani, 23 e 22 anni. Lucidi era già privo di patente perché inidoneo alla guida, faceva uso di stupefacenti e scappò dopo l'incidente, ma venne identificato e arrestato. È andato a una velocità folle, ha superato 2 semafori rossi e soprattutto giunto alla altezza di questo semaforo, ha superato le macchine che erano ferme al semaforo rosso e è andato avanti travolgendo questo motorino su cui viaggiavano questi due poveri ragazzi. Quindi noi abbiamo sostenuto che in una situazione di questo genere c'era il dolo eventuale, cioè c'era la accettazione del rischio e il permanere in una condotta, dice la giurisprudenza, costi quel che costi, vado avanti. In appello la condanna però fu commutata in omicidio colposo, 5 anni di carcere confermati in Cassazione. La mamma di Flaminia oggi, a distanza di 6 anni, ancora non si spiega quella sentenza. Sente che è stata fatta giustizia per sua figlia e per Alessio? Io non credo che sia stata fatta giustizia né per Flaminia né per Alessio, tantomeno per tutti i giovani ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Quando si ha un comportamento di guida spericolato e si mette in conto di ammazzare, quindi c'è la prevedibilità dell'omicidio, in questo caso non si può parlare è un caso che sia successo, l'imprevedibile. L'imprevedibile è quando tu ti prendi un colpo di sonno e ammazzi qualcuno mentre guidi. Se finalmente si arriverà a questa legge sull'omicidio stradale, lei sentirà in qualche modo che anche il suo dolore ha avuto un senso? Io l'ho creduto all'inizio, quando c'è stato, adesso mi viene un po' da piangere, perché quando c'è stata la prima sentenza ho davvero creduto che mia figlia era morta per salvare tanti giovani e allora aveva un senso, ma adesso poi dopo invece i fatti non ci hanno dato ragione, perché è un calvario questo di aspettare con molta ansia che qualcuno si accorga che questa è una grande ingiustizia, sia civile, sociale, giuridica. Penso che sia doveroso tutelare la vita di quelli che verranno. In Italia, sono dati del 2012, mediamente si verificano oltre 500 incidenti al giorno. Ogni anno oltre 3.600 i morti, 264.000 feriti. La fascia di età più coinvolta è fra i 21 e i 30 anni. Andiamo a trovare Umberto Guidoni, segretario generale della Fondazione ANIA. La sicurezza stradale è il suo pane quotidiano. Oggi la Fondazione sta anche redigendo una proposta sull'omicidio stradale che presenterà al Governo. Noi riteniamo che in particolari condizioni, cioè quando il conducente è in stato di ebbrezza oltre 1,5 grammi per litro, cioè oltre il massimo di quanto previsto dalla legge, in tutti i casi in cui è sotto l'effetto di stupefacenti e nei casi anche in cui va ad una velocità doppia rispetto a quella prevista
dei limiti del contratto di strada, si debba prevedere che ci possa essere un dolo eventuale. L'ergastolo dalla patente non ci trova totalmente d'accordo, anche perché la limitazione a un diritto costituzionale di circolazione si potrebbe configurare nel caso in cui la norma prevedesse questo. Certamente almeno 10 o 15 anni di patente ritirata potrebbe sicuramente essere un forte deterrente. Quanto è importante la prevenzione? Deve essere il combinato di una serie di misure. Sicuramente la formazione, bisogna fare in modo che l'attività, soprattutto all'interno delle scuole o all'interno dell'università, fare attività di formazione funziona. Abbiamo per la prima volta avuto un calo significativo del numero dei morti nelle fasce d'età più giovani. Gli appartenenti a quella classe d'età oggi hanno una consapevolezza maggiore dei rischi derivanti da, per esempio, la guida sotto l'effetto dell'alcol. E poi ci sono gli aspetti legati alle assicurazioni e ai risarcimenti. Molto spesso le polizze assicurative non prevedono e non coprono la condotta di chi si metta alla guida in preda a abuso di sostanze stupefacenti o ad alcol. Voglio dire che comunque questo è un problema che le vittime, le famiglie delle vittime avvertono molto marginalmente, se non addirittura con fastidio. A me è stato detto dalla mamma di una ragazza di 25 anni che è stata travolta in una situazione di questo genere, si vive l'ergastolo del dolore, per cui del risarcimento non gliene importa niente. L'ultima storia che vogliamo ricordare è il nome di Beatrice Papetti. La sua vicenda era sui giornali fino a pochi giorni fa. Beatrice aveva 16 anni e tornava a casa sulla sua bicicletta quando il 10 luglio 2013 fu travolta e uccisa da un'auto a Gorgonzola, in provincia di Milano. Gabardi El Habib, l'uomo che era la guida, scappò lasciandola sulla strada. Dopo 7 giorni si costituì. Sull'ambulanza che soccorse Beatrice c'era suo padre, di turno come volontario. Abbiamo avuto una pena, c'è stato un 3 anni e 4 mesi di condanna dell'imputato, che sono veramente pochi. Con le leggi attuali però non si può ottenere molto di più. Anche la mamma di Beatrice era in Senato ad ascoltare la proposta di legge sull'omicidio stradale. Ha voluto portare con sé la figlia più piccola per spiegarle ogni dettaglio. La mia lotta e il mio pensiero va al resto dei giovani che ci sono ed è la cosa che adesso conta di più. Lei sente che è stata fatta giustizia per sua figlia, no? No, ma la giustizia credo che non ci sarà mai, neanche con un ergastolo, comunque con niente. Vivi una vita a metà e basta. E tutto qua, non c'è niente, non puoi dire niente, niente ti può dare sollievo, niente.